Benissimo, possiamo incominciare. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Grazie di essere con noi, a chi si è collegato, ai nostri relatori. Questo webinar nasce appunto all'interno di un progetto realizzato con un finanziamento del Ministero degli Esteri nell'ambito del quarto piano di azione nazionale su donne, pace e sicurezza. E che vede appunto il CESPI impegnato già da alcuni anni. Già 2 anni fa avevamo realizzato che era centrato sul ruolo delle donne nelle primavere arabe in Sudan e in Algeria, ed è all'interno di un'attenzione che il CESPI ha rispetto all'area del Mediterraneo allargato che per noi, ma in generale per l'Italia, rimane un'area estremamente strategica per l'Italia e per l'Europa, e l'Italia può giocare, anzi deve giocare, un ruolo sempre più attivo dal nostro punto di vista in quest'area. Quest'anno abbiamo scelto la Tunisia come focus di analisi, paese storicamente legato a noi, ma centrale in quest'area anche per i processi che ha coinvolto questo paese sin dalle primavere arabe e poi soprattutto in quest'ultimo periodo, e il focus del progetto è proprio su questo, in relazione al ruolo delle donne. Anche quest'anno appunto abbiamo scelto come metodologia di lavoro una metodologia che in qualche modo unisse un lavoro di ricerca, un lavoro di ascolto, di dialogo sul campo, con le protagoniste di questi processi. Questo perché crediamo importante anche il ruolo di quello che può essere un ruolo di una narrativa rispetto a ciò che accade. Quindi non solo la ricerca scientifica e la riflessione, ma anche gli aspetti narrativi. Oggi presenteremo anche un lavoro che sta alla base appunto di questa ricerca di dare voce alle protagoniste, e presenteremo poi quelle che sono le conclusioni del lavoro di ricerca sotto forma di linee, proposte di policy per l'Italia. E uno degli obiettivi di questo seminario non è tanto quello di presentare solo i risultati della ricerca che abbiamo condotto, ma anche e soprattutto di avviare un dibattito, una discussione che possa centrare proprio su quello che è il ruolo dell'Italia nel sostegno di questi processi. Quindi un seminario che vuole essere anche arricchente rispetto a quello che è il lavoro fatto e lo completi. Io appunto mi fermo qui ringraziando anche l'ambasciatrice Mirachian che sarà con noi e proverà a tirare un po' le fila del discorso, e ora lascio la parola a Lorenzo Coslovi, coordinatore di tutto il progetto dell'attività di ricerca. Buongiorno a tutti, in realtà rimbalza la mia parola immediatamente alla ministra Viaggiotti, perché possa anche lei intervenire, ringraziandola per la disponibilità, per la reiterata disponibilità, visto questo modo di incontrarci, e lascio a lei la parola. Grazie, buonasera, sono molto felice di intervenire anche oggi, dopo la precedente riunione, all'evento finale di questo progetto, che, come già è stato ricordato, è stato realizzato nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero degli Esteri per l'attuazione del quarto piano di azione nazionale adottato in ottemperanza alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E vorrei davvero ringraziare il CESPI per aver realizzato questo progetto di grande rilievo per noi, per il suo focus sul ruolo delle donne in un paese così fortemente interrelato con l'Italia in molti ambiti come lo è la Tunisia. Poi il collega Filippo Colombo parlerà più nello specifico di questo, degli aspetti bilaterali. E
Da parte mia, come focal point per donne, pace e sicurezza, e permettetemi di ricordare l'importanza per l'Italia di questa risoluzione adottata nel 2000, che ha cambiato profondamente il modo di l'approccio nella visione sino a quel momento riduttiva delle donne nei conflitti, sia menzionando l'impatto sproporzionato delle guerre sulle donne, sia rivendicando il ruolo che le donne devono, possono e devono avere nella risoluzione dei conflitti. E il nostro paese ha sostenuto sin dall'inizio questa risoluzione, adottando vari piani nazionali, e siamo, come già ricordato, al quarto piano nazionale. E in tutte le nostre azioni, grande rilievo è stato sempre assegnato al ruolo della società civile per promuovere l'agenda, e al punto che a partire dal terzo piano nazionale sono stati stanziati dei fondi ad hoc, appunto, per il finanziamento di iniziative che vedono come protagoniste e coinvolgono le organizzazioni della società civile. E penso che il progetto del CESPI sia una importante dimostrazione di questa l'importanza di questa interazione. E visto che parliamo di Tunisia, ci tengo a menzionare un progetto al quale l'Italia tiene particolarmente e che ritengo possa stabilire delle importanti sinergie anche con il progetto che trova la sua conclusione oggi, ma che continuerà negli auspici degli organizzatori, come già avete ricordato. E si tratta dell'istituzione della rete di donne mediatrici nel Mediterraneo, che abbiamo istituito nel 2017 durante il nostro mandato nel Consiglio di Sicurezza, proprio per promuovere la partecipazione delle donne ai processi di pace e agli sforzi di mediazione in una regione che è fondamentale per noi e per la stabilità e la sicurezza globale. Questa rete riunisce un gruppo adesso di oltre 60 donne mediatrici qualificate provenienti da 21 paesi delle diverse sponde del Mediterraneo, e dal momento del suo lancio è molto cresciuta in termini di partecipazione, di competenze, anche grazie al training la capacità di networking che è stata sviluppata tra le varie partecipanti. Sono state anche istituite delle antenne locali e stiamo lavorando per crearne delle nuove per estendere il progetto ad altri paesi. E intendiamo quindi continuare a lavorare con grande convinzione e dedizione per raggiungere risultati concreti sulla partecipazione delle donne nella regione mediterranea, e faremo quindi senz'altro tesoro delle raccomandazioni contenute nel paper presentato oggi, anche quello che emergerà dal dibattito di oggi, e per questo vorrei ancora ringraziare CESPI. Grazie. Grazie mille, Ministra, grazie per averci ricordato l'importanza dell'agenda per l'Italia e per aver richiamato anche iniziative che sicuramente possono essere sinergiche e che dovrebbero essere, diciamo, sinergiche anche in un'ottica di proseguo delle attività. E allora passerei immediatamente la parola al consigliere Colombo, capo ufficio decimo appunto della Direzione Generale Area MENA del MAECI. Se ci sente. Sì, sì, senz'altro. Buonasera. Buonasera. Grazie mille. Un saluto a tutti, in particolare all'ambasciatrice Mirachian, che è stata una delle nostre grandi ambasciatrici per diverso tempo, una delle prime donne ad aver raggiunto tali livelli nella nostra carriera. Dunque, volevo solamente... allora, io sono il capo dell'ufficio MAGRA. Comunque mi occupo di alcuni paesi del nord, di quattro paesi di quello che noi consideriamo il Nord Africa, dunque passiamo dal Marocco fino alla Libia, e dunque la Tunisia è sicuramente tra questi paesi, è sicuramente il paese più piccolo e forse quello che attira meno l'attenzione, però è sicuramente un paese per noi cruciale per diversi motivi.
Innanzitutto, la Libia è forse, la Tunisia è sicuramente il paese che in questo momento sta attraversando forse alcune maggiori difficoltà, ovviamente a parte la Libia. Perché? Perché praticamente dopo essere stato per diversi anni considerato un po' il poster child del post-primavera arabe, è entrato in un periodo di profonda crisi, prima di tutto economica e sociale. E stiamo parlando del 2018-2019. Su questo poi si è impiantato il Covid e infine ovviamente la crisi ucraina. Quello però che va detto è che accanto a questa crisi economica e sociale ha anche poi comportato in realtà una crisi politica, vale a dire perché? Perché dopo gli scontri e le proteste del 2013-2014 che avevano portato a una riforma della Costituzione, a una nuova Costituzione di impianto più parlamentare, di fatto si è potuto constatare che le istituzioni non hanno mai veramente funzionato. Non hanno mai veramente funzionato, per cui quando poi Kais Saied nel 2021 ha fatto quello che alcuni chiamano colpo di Stato, che comunque sicuramente può essere visto come la fine del regime parlamentare, perché di fatto ha sospeso le attività del Parlamento e poi quest'anno l'ha ufficialmente sciolto, ecco che noi ci ritroviamo adesso in una situazione in cui domani ci saranno delle elezioni parlamentari che dovrebbero essere la conclusione di un processo politico che lo stesso Saied aveva avviato nel 2021. Ora, questo ovviamente per noi, accanto a questo c'è la situazione economica e la situazione sociale. La situazione economica, noi speravamo che l'accordo a livello di staff che era stato raggiunto col Fondo Monetario Internazionale potesse aprire uno spiraglio positivo, dopo anni di notizie molto preoccupanti che addirittura facevano pensare a un collasso finanziario del paese, collasso finanziario che ovviamente sarebbe stato anche economico e infine sociale. Purtroppo allo staff agreement del Fondo Monetario Internazionale non fa seguito la firma dell'accordo. La firma dell'accordo era prevista per il 19 dicembre, dunque a ridosso, la settimana prossima, è stato rinviato sine die per una serie di motivi, prima di tutto perché non ci sono stati i finanziamenti promessi da altri donatori internazionali che dovevano intervenire, e stiamo parlando innanzitutto di finanziamenti da parte di paesi del Golfo che hanno fatto delle promesse che non sono state per ora mantenute. E poi, ovviamente, accanto a quello, vi è anche il fatto che lo stesso presidente Saied ha delle esitazioni a prendersi politicamente la responsabilità delle dolorose riforme che dovrebbero implicare poi l'accettazione di questa linea di credito del Fondo Monetario Internazionale. Ora l'Italia è intenzionata a fare la propria parte come donatore, è pronta a sostenere dare anche di sostegno al bilancio, ovviamente legati poi alla definitiva firma e dunque entrata in vigore dell'accordo Fondo Monetario Internazionale, però è evidente che quando parliamo di Tunisia non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni rispetto alla obiettiva involuzione politica del paese, perché qualsiasi cosa si possa dire rispetto a quello che Kais Saied ha fatto nell'ultimo anno, che è popolare, continua a essere molto popolare, che la classe politica è discreditata, eccetera, eccetera, sta di fatto che lui ha adesso introdotto un sistema iperpresidenzialista che non ha quelli che vengono chiamati solo i classici checks and balances di un sistema comunque che dovrebbe essere di un normale sistema democratico. Ha reagito molto male alle osservazioni molto ragionevoli, francamente, di diversi organismi internazionali indipendenti come la Commissione di Venezia, e adesso con un'opposizione fondamentalmente inefficace che ha deciso di boicottare sia il referendum costituzionale che le elezioni di domani, lui ha praticamente la strada spianata per creare un sistema nel quale lui accumulerà gran parte del potere.
KSI è un grande mistero per molti, è difficile avere un'interlocuzione con lui. Dunque, quali siano le sue vere intenzioni, non si riesce francamente a capire. Dunque, tutti gli abbiamo dato, diciamo, il beneficio del dubbio, sta di fatto che effettivamente sta creando un impianto istituzionale piuttosto accentratore. In tutto questo, ovviamente, uno dei grandi misteri è che cosa succederà da un punto di vista, diciamo così, delle riforme che hanno anche un impatto sulle donne, perché prima di tutto, effettivamente, la Tunisia sta attraversando un periodo di, diciamo così, vera e propria crisi sociale legata alle difficili condizioni economiche. Dunque è abbastanza facile capire come tutti gli avanzamenti che erano stati fatti nel corso degli anni, ad onor del vero anche prima della rivoluzione del 2011 riguardo alla condizione delle donne, sono stati un po' anche rimessi in discussione sia dal Covid che adesso, diciamo così, da questa involuzione politica, per cui bisognerà vedere esattamente quale ruolo vorrà dare alle donne. È vero che ha nominato una donna primo ministro, è vero che per parecchio tempo la figura più vicina a lui, anche se adesso si è ormai allontanata, è una donna, Nadia Kash. Nadia Kash, è anche vero che nella nuova impianto istituzionale, che forse non vi è tutta questa attenzione nei confronti della parità di genere. Dunque, noi ovviamente come Italia abbiamo assolutamente l'intenzione come donatori di continuare a focalizzarci sul ruolo delle donne, visto che poi, tra l'altro, è ancora più importante in un passaggio così difficile da un punto di vista sociale. Però è anche altrettanto evidente che come donatori internazionali non intendiamo assolutamente ridurre il nostro impegno nei confronti della Tunisia. C'è anche da dire che purtroppo quello che sta succedendo politicamente potrebbe avere un impatto sui donatori internazionali. Questo è una cosa che è innegabile. Sappiamo che, per esempio, gli Stati Uniti potrebbero fare di più, ma hanno dei problemi anche istituzionali, vale a dire i dubbi che quello che KSI sta facendo sta sollevando parecchi dubbi, per esempio, nel congresso americano. Credo di non svelare nulla nel dire che anche all'interno dell'Unione Europea si stanno levando sempre più voci preoccupate nei confronti dell'evoluzione politica in Tunisia, e questo effettivamente, visto che l'Unione Europea è comunque uno dei grandi donatori in Tunisia, questo potrebbe anche lì creare dei problemi. Ora, noi come donatori non riteniamo che questa sia una buona strada da percorrere. Il collasso economico e sociale di un paese non può certamente essere uno scenario da contemplare. Dunque, non riteniamo che si debba andare per questa strada. Sta di fatto che sicuramente nei prossimi mesi e anni ci sarà parecchio lavoro di convincimento da fare anche presso gli altri donatori internazionali. Grazie. Molte grazie, e molte grazie per l'intervento e soprattutto per la esaustività dell'intervento, che ha centrato, diciamo, i temi più importanti effettivamente, no? Una crisi sociale, una crisi economica che si accompagna anche a una crisi politica e che pone delle domande e dei dubbi anche rispetto alla modalità di intervento, nella costanza dell'impegno che l'Italia ovviamente ha verso la Tunisia per legami storici, economici, culturali, semplicemente anche di mobilità. E io credo che l'intervento sia importante anche declinato rispetto all'importanza dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza in questa determinata situazione. Oggi facciamo questo incontro alla vigilia delle elezioni, che è assolutamente casuale, nel senso che è dettato dal fatto che questo era l'unico giorno che si riusciva a fare, però speriamo che porti fortuna, esattamente. Però come elemento, diciamo, di riflessione, effettivamente l'impatto che il deteriorarsi della situazione politica ed economica può avere sui diritti delle donne è un impatto forte, ed è purtroppo chiaramente in un momento di contrazione dei diritti
e i diritti delle donne rischiano di precipitare in secondo piano rispetto a delle urgenze che sono avvertite dalla popolazione come urgenze prioritarie, in un momento in cui appunto la crisi economica si traduce in disoccupazione, si traduce in mancanza a tratti, quantomeno diciamo anche dei beni di prima necessità. C'è un elemento, se vogliamo, di interesse anche positivo, che è quello che anche in questa situazione, come stanno dimostrando appunto le elezioni che si terranno domani, il tema dei diritti delle donne è stato capace di agglutinare o comunque di attrarre intorno a sé una parte importante dell'opposizione che non ritiene queste elezioni frutto di un processo democratico. Quindi se dall'altro questo sicuramente segnala un pericolo in termini di involuzione di diritti, la stessa legge elettorale in questo parla chiaro anche, se vogliamo, il discorso pubblico del Presidente, che è un discorso che incarna una visione tradizionalista della società in cui uomo e donna hanno dei ruoli prestabiliti e ben chiari, e che spesso mira anche, se vogliamo, diciamo, a creare delle fratture all'interno di tutti quei movimenti che lavorano in prospettiva di difesa del diritto delle donne. Però dall'altra ha anche appunto un elemento di ottimismo, se vogliamo, nel senso che questa attenzione ai temi e ai diritti delle donne riesce ancora a catalizzare e a essere elemento di mobilitazione della società. Quindi grazie ancora, consigliere. Io passerei a questo punto la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani, che sono esponenti del collettivo FADA e che insieme al CESPI hanno contribuito alla realizzazione di due output di questo progetto, il lavoro di ricerca e il lavoro di raccolta di voci e testimonianze dal campo. Su questo mi permetto di aggiungere, come già il direttore ha sottolineato, quanto noi riteniamo importante questo tipo di lavoro più divulgativo, più immediato, perché riteniamo che sia un modo importante di promuovere i temi legati all'agenda donne, pace e sicurezza. Quindi, che ha fra i suoi obiettivi appunto proprio quello di promuovere l'agenda e farla conoscere, che è uno dei temi, diciamo, che anche dal lavoro di campo e dalle esperienze personali abbiamo notato essere più difficile. Quindi lascio volentieri la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani, nell'ordine che loro preferiscono. Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille. Mi sentite? Sì. Ok, allora io vi parlo da Tunisi, appunto, quindi siamo insomma qui in Tunisia. Ho una connessione che non è stabilissima, spero che funzioni, ma in caso insomma non esitate a interrompermi. Come ha detto Lorenzo, siamo Arianna Poletti e Arianna Pagani, rappresentiamo il collettivo FADA, un collettivo di giornalisti e giornaliste indipendenti che lavorano principalmente sul campo e sugli esteri. Io vivo qui in Tunisia, dove lavoro appunto come giornalista da ormai 3 anni e insieme non solo ad Arianna Pagani, che è qui con noi, ma anche a Daniela Sala, che ci teniamo a citare, abbiamo realizzato questo web doc che vuole accompagnare tutto questo lavoro anche di ricerca che è stato fatto sull'agenda donna, pace e sicurezza qui nel paese. La nostra idea, che è un po' anche il nostro metodo di lavoro ed il nostro ruolo, è quello di cedere il microfono e andare a sentire quelle che sono le voci di queste donne, che raccontano tanto, non soltanto della propria posizione, ma anche di quello che è il contesto che raccontavamo poco fa di questo paese, che è un contesto purtroppo, anche se questa parola può essere declinata in mille modi, instabile e in continuo cambiamento, e sicuramente quello che ci hanno raccontato spiega meglio di come lo possiamo fare noi questa crisi economica e sociale che proviamo a descrivere.
avere. Sicuramente appunto è in questo contesto che bisogna inserire anche una riflessione sulle politiche di genere e il ruolo delle donne in questo paese. Per farlo, credo che abbiate tutti modo di scorrere il web doc che ormai è online. Abbiamo deciso di suddividere questa piattaforma in tre parti. La piattaforma si intitola Mobilizing Women Tunisia, quindi è un modo insomma per riassumere questo insieme di questo coro di voci e che appunto si dividono in voci istituzionali, quindi figure che in qualche modo ci hanno raccontato quello che è il percorso delle riforme delle politiche di genere in politica all'interno dell'agenda appunto dei governi che si sono susseguiti in questo paese fino ad arrivare appunto alla situazione attuale e alle elezioni di domani. Abbiamo dato la parola a Nezih Halabidi, che è un ex ministra degli affari della donna e della famiglia, che ha avuto un ruolo proprio nell'implementare questa agenda, questo progetto, questo piano nazionale d'azione, e che è stata ministra quando una delle leggi più importanti sulle questioni di genere è stata approvata nel paese, cioè quella sulla violenza contro le donne. Quindi ci sembrava importante, ecco, includerla, e soprattutto questo vale per tutte le altre voci, ci sembrava importante focalizzarci non solo sul periodo 2011, che è stato tanto raccontato, ma provare a spostarci anche un po', a spostare un po' questo asse temporale verso il periodo più attuale, e cioè dal 2017, quando è stata approvata questa legge molto importante, in poi con anche appunto voci che fanno proprio riferimento ai nostri giorni. Abbiamo poi incluso Leila Meriah, che è una rappresentante del sindacato, ex sindacato unico UGTT, che ha un ruolo politico centrale nel paese e che appunto si sente spesso nominare in questi giorni, proprio perché in qualche modo ha adottato una posizione abbastanza insolita rispetto alle elezioni legislative che si tengono appunto domani. Leila Meriah ci ha raccontato la situazione dal suo punto di vista, dal punto di vista di una donna che ha partecipato ed è stata interna proprio a questo sindacato. C'è poi la voce di Membe Mohammed, che è un'ex deputata, ex membro dell'Assemblea Costituente tunisina, che è stata membro anche del partito Ennahda, perché abbiamo comunque voluto dare la parola a tutte le aree politiche. Ovviamente non avevamo modo di includerle tutte, ma a aree politiche diverse, per far capire che appunto la questione delle politiche di genere e dell'inclusione delle donne non corrisponde ad un'area politica, ma è un dibattito trasversale. Abbiamo poi le voci, appunto, inserito queste voci delle attiviste, che sono tre personaggi che sono abbastanza conosciuti all'interno dei movimenti della società civile tunisina. Hamala Wet, che l'attivista che ha lanciato il movimento Enaseda, un movimento, il MeToo tunisino, possiamo dire, che è un movimento importante perché appunto non è rimasto solo online sul web, ma è proprio uscito dal web e ha portato a un processo molto molto importante, che è stato un po' una prima qui nel paese. Nujood Rejbi, giornalista, autrice di un podcast sui femminicidi, che ha provato a fare insieme a tutta una serie di associazioni appunto della società civile, tra cui Avocats Sans Frontières, un conto di quelli che sono stati i femminicidi nel paese, perché non ci sono dati ufficiali, e quindi questo è stato il suo lavoro che abbiamo voluto includere. E Bushra Triki, che proprio nei giorni in cui noi giravamo insieme a raccogliere queste voci, ha organizzato un festival femminista che in qualche modo ci racconta come sì, con difficoltà, si continuino a portare avanti dei progetti anche legati all'emancipazione delle donne e appunto alla questione delle politiche di genere, anche in questo contesto in cui in qualche modo avere una voce politica, una voce critica, diventa sempre più complesso. E infine, e poi lascio la parola alla mia collega, che magari ci racconta un po' di più perché abbiamo scelto questo formato e come può essere utile anche per volgarizzare, rendere accessibile queste voci, farle uscire un po' dai soliti giri, ci siamo concentrate su quelli che sono i progetti e abbiamo seguito tre donne
che sono portavoce di progetti di cooperazione che in qualche modo alcuni molto interni e legati al contesto tunisino, molti altri che raccontano anche quelli che sono i rapporti tra Italia e Tunisia. Abbiamo l'Ellakmar che insomma gestisce una cooperativa femminile molto grande, molto importante nel paese, che ci ha accolto all'interno di questo suo, di questa sua cooperativa e a cui abbiamo dato la parola. Sadia Mosba, che è fondatrice dell'associazione antirazzista Mnemti e che insomma porta anche la voce delle donne nere, quindi un'altra sfumatura all'interno di questo panorama, appunto di questo coro di voci delle donne. E infine abbiamo Wasila Saidi, che credo sia anche connessa qui, e che rappresenta Anolfe, che appunto fa un gran lavoro sulla questione dei rapporti tra Italia e Tunisia, e quelli che sono i progetti di inclusione anche lavorativa di tunisini in Italia e regolare, migrazione regolare. Questo poi io vi invito a seguire, a scorrere questo web doc, che ovviamente è una sorta di sito di presentazione. Poi anche di quello che è il rapporto che è stato fatto dai colleghi ricercatori e che insomma vi invito a leggere, perché è sicuramente più completo poi delle voci che noi abbiamo raccolto tramite scrittura, video e audio. E lascio la parola ad Arianna Pagani, che magari può aggiungere due note e mostrare anche, credo, un video che vi dà è un piccolo teaser di quello che è stato il nostro lavoro. Grazie. Grazie Arianna, intanto grazie a tutti per questa occasione, grazie anche a Lorenzo per aver organizzato il tutto e coordinato. E, sì, mi aggiungo proprio su quest'ultima parte, cioè l'importanza anche di unire ricerche e quindi il lavoro dei ricercatori con un lavoro proprio sul campo, che è poi quello che facciamo noi come collettivo di giornalisti e giornalisti, cioè andare sul campo a raccontare. Raccontare sul campo lo si fa in tanti modi diversi, il panorama giornalistico odierno non è dei più facili e quindi quello che noi cerchiamo di fare è di andare sul campo e tenere sempre in considerazione il fatto che stiamo parlando con delle persone prima di tutto, e che soprattutto noi andiamo e poi torniamo, quelle persone sul campo ci rimangono, no? Perché comunque in questo caso sono state 10 donne che abbiamo raggiunto, con cui siamo entrati con un certo tipo di intimità, proprio per riuscire a raccontare nel miglior dei modi, no? Le loro storie, e quello che per noi è stato essenziale fare è stato proprio di renderle in tutta la loro dignità, in tutta la loro, nel miglior modo in cui potevamo appunto proporle, e questo è venuto fondamentalmente grazie a questo progetto, che quindi questa realizzazione di un web doc multimediale che si può scorrere, diciamo possiamo, che è quello che più o meno state vedendo o vedrete a breve, che è composto da 3 sezioni, che sono quelle che l'Arianna ha appena descritto, quindi i progetti sul campo, le attiviste e le voci istituzionali. Ogni sezione, per ogni sezione c'è il ritratto di ogni donna con cui abbiamo parlato, e all'interno di ogni profilo abbiamo realizzato appunto una parte di testo che è un po' un'introduzione, che racconta un po' appunto la storia e la voce di queste donne, e le interviste, che sono interviste o audio o video. E poi adesso chiediamo anche loro se ci sarà conferma di poterne vedere una. E, rimango molto sull'importanza appunto di dare dignità e voce a queste donne, di cambiare anche la narrativa soprattutto, quindi basta, cioè, di smetterla anche di far vedere queste donne come vittime di un sistema o che altro, ma di far vedere tutta un altro tipo di, anche di femminismo, che sta specialmente nascendo in Tunisia, che è molto forte. Abbiamo visto parlando con Bachra Triki, l'abbiamo visto con Nujud, l'abbiamo visto con Amal, anche di generazioni diverse che si mettono in confronto, cioè insomma è stato molto, molto interessante anche per noi sviluppare questo sito, per riuscire, no, a capire come uscire e scardinare le solite appunto narrazioni classiche, quindi di donne che proprio raccontate sempre con un determinato modo, e appunto raccontarle per come poi abbiamo avuto anche modo di conoscerle. Non so se adesso c'è modo di vedere il video o se è una cosa che lasciamo poi alle persone, a chi ci sta guardando, ci seguirà. Il sito comunque è gratuito, intanto giusto diamo due
info sul sito, è gratuito, è libero, quindi si può, è accessibile a tutte e a tutti. È un sito tra l'altro molto interessante che si può sfruttare tantissimo per tutto quello che è l'educational, quindi laddove si vuole andare nelle scuole per raccontare anche la ricerca che è stata fatta dai ricercatori e da ricercatrici. Può essere molto interessante perché a livello di... cioè, oggi il mondo è immagine, tutti fruiamo delle immagini, le immagini sono ovunque intorno a noi, social network comunque hanno aperto il famoso vaso di Pandora delle immagini, e quindi un sito come questo può aiutare molto nel raccontare, nel dare dati e nell'andare in approfondimento, no? Specialmente del ruolo di queste donne all'interno della società tunisina. Quindi è sicuramente è uno strumento molto, molto interessante da utilizzare. Io non so quanto tempo abbiamo, se possiamo far vedere il video. Sì, grazie mille Arianna. Guarda, se riuscite voi dovreste poter condividere voi lo schermo, dovreste essere abilitata la condivisione dello schermo, quindi potete farlo vedere voi direttamente. Se avete difficoltà invece possiamo passare la parola ad Aurora e intanto proviamo a vedere se risolviamo. Però credo che voi possiate farlo, Sì, allora riesci tu, Mario? Provo io. Se lo vedete a scatti, perché non so se poi di solito quando si fa la condivisione del schermo può essere qua da un po' a scatti, ma ci proviamo, massimo mi dici e lo fermo. Allora datemi un secondo che vi condivido. No, non posso condividere il mio schermo, mi dice che non sono abilitata. Adesso proviamo a vedere se adesso dovresti poter condividere. Sì, esatto. Ok. Vediamo se funziona anche l'audio. Et la parole et surtout mettre en lumière ce sujet-là parce qu'on n'a absolument rien en Tunisie dessus, quoi. Et donc maintenant, on est très fiers d'avoir cette... Magari riparti da capo che sta caricando, magari... Non mi va, sì, c'è la connessione anch'io un po' debole, scusate. Proviamo a condividere noi lo schermo, qua dalla centrale, diciamo. Aspetta, se no provo in un altro modo, se no arrivo subito. Il bello della diretta, come si diceva una volta. Sì, è stata che forse... Andiamo all'origine. A me non si carica. Allora, altrimenti proviamo noi un attimo. Vediamo se riusciamo a risolvere questa... inconveniente tecnico, che ultimamente gli inconvenienti tecnici ci... Prego. Ma non lo sento. Va bene, io direi che proviamo a risolvere. Intanto adesso sì, l'audio. Proviamo a risolvere
e eventualmente lo facciamo vedere dopo l'intervento di Aurora. Vi ringrazio per, Arianna, grazie per aver ribadito ulteriormente, diciamo, l'importanza di questo esercizio, diciamo, di divulgativo e di raccolta di voci dal campo, no? Si sono probabilmente molto più immediate nel rendere la complessità, o senza avere nessuna pretesa, diciamo, di essere complete, però quantomeno danno un'idea di quanto la realtà sia composita e di quanto, no, la partecipazione e l'attivismo delle donne si declini in maniera diversa e in ambiti diversi. E quanto sia importante anche per la promozione dell'agenda Donna e Pace e Sicurezza questo tipo di lavoro, per la sua immediata fruibilità. Invece, passando al versante della ricerca, meno immediata e probabilmente anche meno diffusa poi in termini di persone raggiunte, lascio la parola ad Aurora. Qui chiedo, perché siamo un po' purtroppo, non in ritardo, ma siamo giusti con i tempi, quindi di rimanere in 10 minuti, un quarto d'ora, d'accordo? Subito, un passo di qua. Grazie. Voilà. Mi sentite? Ok? Non so. Vado? Ok. Allora, sì, dunque, innanzitutto una premessa rispetto alla metodologia di lavoro e anche alla, diciamo così, introduttiva anche alla presentazione dei principali risultati. Dunque, noi abbiamo voluto aprire una panoramica su quella che è stata l'evoluzione dei diritti, diciamo, delle donne pre e post 2011, seguendo anche la linea, diciamo, dell'evoluzione del femminismo tunisino nello stesso periodo, cercando anche di fotografare, anche attraverso dei dati, l'evoluzione della partecipazione politica e economica delle donne in Tunisia. Per fare questo, chiaramente, abbiamo adottato una metodologia, diciamo, che si è diramata in due assi. Quindi il primo è stato quello della ricerca desk, il secondo è stato quello della ricerca sul campo, che anche per noi, come per le ragazze Arianna e Arianna del collettivo FADA, è importantissima, e seppure chiaramente nei tempi strettissimi di questo progetto, abbiamo voluto cercare di inserire. Quindi abbiamo comunque sentito tramite interviste face to face, poi successivamente anche da remoto, rappresentanti di organizzazioni internazionali, attiviste impegnate nella difesa dei temi di genere, associazioni che lavorano per la difesa dei diritti delle donne. Bene, fatta questa premessa, passando velocemente ai contenuti, vabbè, come è già ampiamente noto, chiaramente nel post 2011 il processo di transizione verso la democrazia della Tunisia ha, diciamo così, portato degli sviluppi legislativi in materia di diritti delle donne, grazie anche e soprattutto alla presenza delle donne nella rivoluzione. Chiaramente l'attivismo femminista non è semplicemente, non nasce post 2011 o nel 2011, ma è comunque un attivismo che è tradizionalmente radicato in Tunisia, semplicemente, diciamo così, pur semplificando, mi rendo conto, diciamo, l'azione delle principali associazioni, diciamo, più strutturate era stata, diciamo così, perimetrata nell'alveo istituzionale, quindi precedentemente al 2011 soprattutto in via strumentale e funzionale alla legittimazione dei regimi al governo. Nel periodo post-rivoluzione sicuramente si può dire che una fase pluralista di più anime ha aperto anche una fase nuova di dialogo tra le varie associazioni, che hanno comunque spinto, nonostante anche le successive fasi di instabilità politica, hanno spinto affinché alcune riforme fossero adottate, quindi parliamo della Costituzione del 2014, della legge che garantiva la parità orizzontale e verticale della legge elettorale, la legge 58 che ricordava prima Arianna contro la violenza di genere, e infine anche il piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza, su cui, insomma, mi soffermerò un po' di più, perché, diciamo, è stato il focus anche principale della nostra ricerca. Allora, diciamo che la Tunisia, pur non vivendo una fase di conflitto vivo,
come del resto anche l'Italia, ha adottato la risoluzione 1325 nell'ottica di garantire la pace e la sicurezza durante il processo di transizione verso la democrazia, diciamo così, nell'ottica, cercando di adottare l'approccio di genere a tutti i livelli per prevenire i rischi principalmente legati all'estremismo violento e alla radicalizzazione. Ora è chiaro che diciamo, l'agenda Donne, Pace e Sicurezza è plasmata in Tunisia anche e soprattutto dalla sua posizione geografica, perché diciamo, trovandosi vicino al contesto libico e al contesto subsahariano, è chiaro che ne subisce anche, voglio dire, le conseguenze, come per esempio alcuni flussi migratori dalla Libia, soprattutto dal 2015, e anche nello stesso periodo un, diciamo così, esacerbarsi anche degli episodi di violenza e terrorismo nel paese. Diciamo che possiamo sicuramente dire che la stesura, diciamo, di questo piano è nata nei due anni precedenti, anzi le consultazioni sono nate, scusatemi, nei due anni precedenti, nel 2018, seguendo un approccio comunque partecipativo che ha incluso sia alcuni ministeri che associazioni della società civile, ed è stato anche, diciamo, coordinato materialmente e tecnicamente rispettivamente dal governo della Finlandia, quindi dalla Repubblica della Finlandia e da UN Women. Allora, i principali assi della risoluzione o del piano d'azione nazionale tunisino chiaramente includono quello della prevenzione, della protezione, della partecipazione, dell'assistenza e della costruzione alla pace, infine quello della comunicazione, che è proprio un aspetto invece tipico e specifico del piano d'azione tunisino. Allora, i principali assi che prevede la risoluzione della comunicazione tunisino chiaramente invece e la produzione mediale per combattere la violenza di genere e l'estremismo violento. Ora, diciamo che se l'asse della prevenzione e della protezione sono assi che comunque sono già dell'expertise del governo tunisino, prevedevano la... Allora, sì. Spero che, insomma, che siate riusciti a rientrare tutti. Abbiamo avuto un problema tecnico, e questo progetto purtroppo evidentemente ha una maledizione, perché è la seconda volta che succede che abbiamo problemi tecnici di questo tipo. Allora, se siamo pronti nuovamente, farei continuare Aurora pregandola di riprendere, ovviamente da prima che cadesse la linea. Sì. Grazie. Ci siamo? Vado. Ok, no, dicevo che quindi il pan tunisino ha queste cinque dimensioni, quindi quella della prevenzione, della protezione, della partecipazione, dell'assistenza e della costruzione della pace, e quello di comunicazione e advocacy. Ora, i primi due assi, quindi gli assi della prevenzione e della protezione in particolare, sono già specifica expertise del governo, che aveva appunto all'attivo già delle norme che erano volte soprattutto appunto alla tutela delle donne contro la violenza di genere. Quello della comunicazione è invece un asse, diciamo, specifico del pan tunisino, che prevedeva fra gli altri alcuni elementi molto interessanti, quali la conduzione di studi sugli standard sociali su cui si basa la violenza contro le donne, e anche la produzione di materiale multimediale per combattere la violenza di genere e l'estremismo violento. Ora, a fronte, diciamo, di uno scambio con vari attori sul campo, soprattutto rispetto alla diffusione dell'agenda a livello nazionale, ciò che abbiamo raccolto è che, se da una parte sicuramente quindi la costituzione di questo PAN, di questo piano d'azione, è stato un processo appunto partecipativo, dall'altra parte comunque la maggior parte delle associazioni che lavorano sul campo non lo conoscono. E soprattutto c'è stato anche da alcune intervistate fatto notare che sarebbe mancata l'apporto delle donne rurali, delle donne che vivono nelle aree più svantaggiate, delle donne migranti, che sono poi quelle a cui anche, tra le altre, è indirizzato proprio il PAN. Ora,
Chiaramente questo aspetto, diciamo, non stupisce, considerando, diciamo, che in Tunisia, come in svariati altri paesi della regione, diciamo, ci sono delle differenze anche di accesso alle informazioni fra aree urbane e aree rurali, e anche, per esempio, delle iniziative, se vogliamo che si... per esempio, se pensiamo a quello che succede a Tunisi, dove la partecipazione, per esempio, al festival femminista che si citava prima, di fine settembre, è stato molto partecipato, all'interno, per esempio, delle aree rurali, alcune intervistate ci hanno sottolineato come, per esempio, in luogo organizzata una manifestazione contro il femminicidio, in realtà le donne in piazza erano addirittura pochissime, 40, in una... diciamo un'area periferica, e questo soprattutto perché continua ad esserci quasi uno stigma anche nella semplice appartenenza ad una associazione femminista in alcune aree del paese. Dall'altro lato, sempre rispetto al PAN, è stato anche un po' complicato stabilire, diciamo, quali risultati fossero stati ottenuti, e anche una questione legata ai finanziamenti, quindi diciamo che alcune azioni sono state duplicate, in altri casi i finanziamenti erano troppo pochi, e quindi alcuni ministeri hanno fatto delle acrobazie per cercare di comunque finanziare alcune attività del PAN. Il tutto è stato poi, l'implementazione di questo piano è stata sicuramente poi segnata dallo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha chiaramente portato i ministeri che avevano fatto 14 piani settoriali per appunto implementare l'agenda Donne, Pace e Sicurezza, li ha portati a dover, direzionare i fondi sull'emergenza del momento. Sulla scorta comunque dei risultati ottenuti, possiamo dire che l'agenda Donne, Pace e Sicurezza è comunque in fase di rilancio. È stata lanciata una call for participation alle rivolta alle associazioni della società civile per stilare la seconda fase di questo piano. Hanno risposto 11 associazioni, e ci è stato detto che è stata anche tenuta in considerazione la distribuzione geografica, diciamo, come scelta, e anche chiaramente l'area tematica di lavoro. Tuttavia, alcune delle intervistate hanno anche qui sottolineato come di non aver voluto, ecco, partecipare a questa call per soprattutto il mutato contesto politico. Un mutato contesto politico che crea anche qui delle difficoltà rispetto alla implementazione del piano, banalmente da un punto di vista anche per via del turnover che c'è a livello governativo, che non permette, diciamo, un'istituzionalizzazione poi effettiva dell'agenda in tempi quantomeno brevi. E poi quello che si diceva prima, di nuovo il mutato assetto politico pone dei dubbi sul futuro della transizione democratica del paese, e parimenti anche sul futuro del processo di consolidamento dei diritti delle donne, considerando soprattutto gli ultimi, diciamo così, gli ultimi sviluppi sul tema. Concludo considerando che in un'ottica comunque di attuale presenza di associazioni che comunque continuano a battersi per i diritti delle donne sul campo, ci sono, non sono scomparse, e organizzano anche campagne di sensibilizzazione contro alcuni provvedimenti che sono stati adottati ultimamente dal Presidente, considerando anche il primo obiettivo del Piano d'Azione Nazionale Italiano, del quarto Piano d'Azione Nazionale Italiano, che punta a rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace, in tutti i processi decisionali, anche accrescendo le sinergie con la società civile per l'implementazione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza, è sicuramente importantissimo non abbandonare la società civile, anzi soprattutto la società civile che lavora per l'avanzamento dei diritti di genere, anche finanziariamente. Tra l'altro sicuramente si potrebbe rafforzare ulteriormente, sappiamo che già ci lavora chiaramente, però si potrebbe ulteriormente rafforzare, diciamo, la presenza capillare della cooperazione italiana nelle aree rurali, per esempio, e soprattutto puntando, diciamo, a delle beneficiarie che siano anche donne migranti e donne che vivono nelle zone di frontiera. E poi, da ultimo e chiudo,
Sicuramente, dato quello che dicevo prima, ovvero la differenza che c'è anche di approccio alle questioni di genere, se vogliamo, tra aree urbane e aree rurali, è necessario assolutamente finanziare azioni di networking, favorire, garantire diciamo, la possibilità che diverse associazioni di donne, anche uomini, tra l'altro, si ispirino a vicenda e possano diciamo, aprire dei dibattiti anche interni intra Tunisia su cosa vuol dire empowerment economico, empowerment politico, eccetera, eccetera. Perché chiudo con una frase molto che mi ha colpito molto di una delle nostre speaker della tavola rotonda che abbiamo organizzato a fine novembre sempre per il progetto. Quando si tratta di questioni di genere, dobbiamo dire tutti la stessa cosa. Grazie. Ovviamente abbiamo difficoltà tecniche di tutti i tipi. Allora, grazie mille per aver sintetizzato il paper. Io ricordo che il paper, in una sua versione draft, è stata fatta circolare per i relatori, ma non è ancora definitivo, quindi lo finalizzeremo comunque prima di Natale in modo che poi possa essere fruibile e possa essere pubblico. E ti ringrazio allora per aver condensato, diciamo, in poco tempo il lavoro che è stato fatto sia di ricerca desk che sul campo, per il quale io mi permetto di ringraziare, nel senso che è importante, credo, che questo tipo di progetti permetta a chi fa ricerca o a chi si interessa di queste tematiche di potersi confrontare direttamente con la realtà. Non sempre accade e quindi ringrazio per questo MEICI, perché ci ha permesso realmente di toccare con mano e renderci conto e anche, io credo, indirettamente di partecipare a quel lavoro di networking, di costruzione di alleanze nel Mediterraneo, che è parte del nostro lavoro ed è anche una delle mission, diciamo, delle finalità dell'agenda. Quindi questo è un ringrazio davvero. Allora, se ci sono interventi da parte dei relatori o se ci sono domande anche da parte del pubblico, possiamo aprire a una discussione. Se ci sono, potete prenotarvi, credo i relatori possano intervenire direttamente, invece per chi non ha ricevuto il link di relatore può comunque porre delle domande in chat. E se ci sono, aspettiamo qualche secondo, altrimenti poi passiamo la parola all'ambasciatrice Mirachian per le conclusioni, che ringraziamo perché è già la seconda volta che ci segue in questo processo, prima o poi smetterà, però diciamo, ancora questa volta noi ne beneficiamo. E pronti a ricevere tutte le, diciamo, tutti i suggerimenti, anche sotto forma di critica, che saprà muoverci. Quindi, se la ministra vuole intervenire. Grazie, mi sentite? No. Sì. Ok. No, vorrei ringraziare i relatori per gli importantissimi spunti di riflessione che hanno dato anche personalmente per il mio incarico che ho solo di recente assunto. E quindi penso che questo progetto possa poi avere dei seguiti molto, molto interessanti per la promozione della risoluzione Donne, Pace e Sicurezza. E poi lascerei la parola all'ambasciatrice Mirachian, che sicuramente... Mi sentite? Potrei dire parole molto più sagge delle mie, viste la sua grande esperienza. Grazie. Allora Valeria, grazie a te. Saluto affettuoso.
come vorrei anche salutare Filippo Colombo, che non so se ci sta ancora ascoltando, ma soprattutto vorrei inviare un saluto molto amichevole alle nostre interlocutrici tunisine, che spero numerose stiano partecipando a questa conversazione. È di loro che parliamo. La Tunisia è stata conosciuta nel mondo durante l'avvio delle primavere arabe proprio per la capacità di superare le difficoltà che altri paesi stavano vivendo anche in modo più grave. È stata considerata un modello. La Tunisia è ancora considerata nel mondo come un modello, per cui voglio dire, va riconosciuto questo. È senz'altro un modello che va riferito all'impegno delle donne tunisine, che io so sono sempre state in prima linea in questa difficile fase nel superarla. In realtà noi abbiamo a livello internazionale due strumenti importanti che voglio ricordare, è stato già ricordato. Uno è questa risoluzione 1325 che apre la strada praticamente a una dimensione di emancipazione femminile che non riguarda soltanto l'aspetto economico, ma riguarda soprattutto e in primis i diritti umani, cioè i diritti delle donne. È una risoluzione che risale ormai a praticamente al 2000, se non mi sbaglio, ma che effettivamente ha una portata innovatrice molto importante, contiene delle guidelines. L'altro strumento importante sul piano internazionale è l'Agenda 2030, diciamo approvata all'unanimità alle Nazioni Unite un po' più tardi, ma che si è portata dietro praticamente tutta una serie di riflessioni a livello mondiale, visto che questa agenda è stata adottata con una risoluzione unanime, quindi siamo in 190 stati ed oltre, e che praticamente riprende questi temi, no? Diritti, economia, ma la cosa importante di questa agenda 2030 è che nei 17 obiettivi che si propone, e cioè che propone al mondo, un obiettivo riguarda i diritti delle donne, ma questi diritti delle donne sono un obiettivo in quanto tale, un obiettivo in assoluto, ma sono anche parte della attuazione di tutti gli altri obiettivi. È un tema trasversale. Non si può avere progresso economico senza emancipazione delle donne, senza diritti per le donne. Non si può avere un sistema sanitario efficiente senza diritti per le donne. Non si può avere un sistema educativo, e sono tutti gli obiettivi di questa agenda, efficiente e efficace se le donne non partecipano. Quindi la cosa innovativa di questa agenda 2030, che non ho visto, mi pare, ho visto nel rapporto che mi è stato presentato, ma non è stata menzionata qui, la portata innovativa è che questi diritti delle donne non sono solo un valore in assoluto per cui lottare, sono anche un valore assolutamente necessario per attuare tutti gli altri obiettivi. Poi abbiamo un terzo, finora non citato, ma ben presente a tutti noi, un terzo strumento internazionale, ed è la Convenzione contro la violenza sulle donne. Convenzione di Istanbul, si dice, perché fu aperta la firma nel Consiglio d'Europa, è una convenzione del Consiglio d'Europa, ma fu aperta alla firma universalmente tutto il mondo, e alla fine
la raccolta delle firme fu fatta a Istanbul. Purtroppo la Turchia, sappiamo di recente, ha abbandonato questa convenzione. Un grave vulnus. Ma vedo che praticamente il piano nazionale della Tunisia, come anche tutti gli altri piani nazionali, ivi incluso quello che l'italiano, praticamente si fa riferimento a questi tre strumenti internazionali, che sono delle guidelines per tutti noi. La cosa che evidentemente sulla Tunisia è venuta fuori anche in questa conversazione è che il processo è stato molto brillante all'inizio, come ho detto è stato considerato un modello ed è ancora un modello la Tunisia, ma subisce degli stop and go, no? Cioè subisce degli arretramenti. Gli arretramenti sono sempre in agguato, non soltanto per la Tunisia, per tutti i nostri paesi, compresa l'Europa, compresa l'Italia. Quindi è essenziale per noi donne continuare a impegnarci, come state facendo, a impegnarci per monitorare e per attuare. Implement, dicono gli anglosassoni. In realtà la Tunisia evidentemente ha risentito come tutti noi, e parlo dell'Italia anche, per un impatto sull'economia molto importante. Abbiamo avuto in questi anni almeno tre crisi economiche mondiali. Questo grava evidentemente, crea un ostacolo al procedere, crea il rischio di arretramento, l'economia. Abbiamo avuto una pandemia che ci ha occupato per due o tre anni, e ha avuto un impatto sui nostri sistemi sanitari, sull'economia e sui diritti come conseguenza. Abbiamo in corso una guerra, e anche questa guerra evidentemente ha un impatto a livello internazionale, a livello europeo, ma in tutti i paesi del Mediterraneo in particolare, che sono così vicini all'area di crisi. In più, direi, e questo è molto, mi ricorda l'Italia, ci sono delle similitudini fra l'Italia e la Tunisia che vanno rilevate, perché non siamo così estranei, a parte che ci conosciamo da secoli e ci conosciamo molto bene. Ma voglio dire, intorno al Mediterraneo c'è una cultura del Mediterraneo, e purtroppo uno dei vulnus della nostra cultura è quest'ottica patriarcale, questo procedere, no, molto lentamente, perché ci sono dei freni, e i freni sono nella tradizione, nella nostra tradizione. Io voglio citare, non è soltanto la Tunisia che ha una tendenza, cioè ha un problema di culturale riguardo al patriarcato, o riguardo alla religione, si dice, no, tante volte. L'Italia, vorrei ricordare, è un'altra delle similitudini, che l'Italia, paese, no, molto avanzato, no, settima potenza mondiale, se non sesta, eccetera, eccetera, sul piano economico, evidentemente, eppure noi abbiamo aspettato fino agli anni 70, solo gli anni 70 ci hanno portato, grazie alla lotta delle donne, evidentemente, a una prospettiva, un'emancipazione per le donne. Prima non c'era, cioè alla mia età le madri non conoscevano, addirittura non avevano il diritto di voto. E quindi voglio dire, e poi non dimentichiamo, l'Italia ha abolito il cosiddetto delitto d'onore soltanto nel 1982. E questo è un paese molto avanzato. Quindi voglio dire,
c'è qualcosa che ci accomuna e noi capiamo bene le difficoltà della Tunisia proprio per averle vissute, e tutto questo milita per continuare a monitorare. È molto vicino, il rischio di arretramenti è quotidiano, e non è solo la Tunisia, ripeto. La Tunisia ha una posizione geografica che evidentemente non aiuta, perché è un paese, diciamo, che si affaccia sul mare, ma al retroterra, i vicini, il vicinato, diciamo che non è molto stabile, c'è un vicinato instabile, e questo evidentemente non aiuta. Poi, evidentemente, noi ci ricordiamo che, per esempio, il reclutamento dell'ISIS, ISIS, cioè di questi radicali islamici con cui abbiamo avuto a che fare per anni ancora, uno dei centri di reclutamento era proprio la Tunisia. Abbiamo trovato dei tunisini che combattevano in Siria, come troviamo dei tunisini che prendono i barconi e si imbarcano verso l'altra sponda del Mediterraneo. Questo è dovuto non tanto alla fragilità delle istituzioni, quanto, secondo me, proprio alla collocazione geografica. La collocazione geografica della Tunisia non aiuta. E allora la cosa a sud della Tunisia c'è il Sahel, voglio dire. Quindi voglio dire, per definizione il Sahel è una delle zone più arretrate del mondo, non soltanto per i diritti delle donne. E quindi questo, voglio dire, non è per attenuare, voglio dire, no, i contraccolpi che la Tunisia ha subito, sta subendo nei tempi più recenti, ma semplicemente per dare delle spiegazioni razionali di quello che sta succedendo in quel paese. Quindi similitudini con la storia italiana e patriarcato, eccetera, la religione. Certo, è influente in Tunisia, come è stata a lungo influente in Italia. L'Italia ospita il Vaticano, e il Vaticano parla, ed è molto vicino a tutti noi. Quindi, voglio dire, ci sono stati tempi in cui evidentemente la religione ha giocato nel senso di un arretramento. Non sono più quei tempi. Però, voglio dire, questo ci accomuna un po' a questa cultura tunisina, no? Molte volte si dice la religione è stata un freno anche da noi per molto tempo. Quindi, ripeto, c'è una sola, diciamo, formula, no? C'è una sola soluzione, è che appunto le donne continuino a organizzarsi, continuino a lottare pacificamente, evidentemente, e soprattutto continuino a studiare. Io so che la Tunisia ha un tasso di presenze femminili nelle università, nelle scuole certamente, ma anche nelle università, molto alto, e questo, voglio dire, è un plus nella situazione, nello scenario tunisino. L'educazione è fondamentale. E vengo praticamente a un altro concetto, i rapporti tra Tunisia e Europa. Ho detto che Tunisia e Italia si conoscono da secoli e si conoscono a memoria, cioè non c'è un problema. L'Europa ha intessuto con tutti i paesi del Mediterraneo, ivi inclusa la Tunisia, dei rapporti diciamo di cooperazione, no? Di molto intensi, che vanno dalla cooperazione anche nel settore dei diritti umani, anche nel settore delle donne. Ma questa Europa anche lei non è una creatura perfetta, come sappiamo.
l'Europa dovrebbe fare di più nell'area del Mediterraneo. L'Italia sta cercando ogni giorno di insistere a Bruxelles su questo punto. Dobbiamo fare di più, non tanto per le migrazioni, anche forse si può disciplinare questo fenomeno delle migrazioni, ma voglio dire in senso lato, perché ci sono delle connessioni profonde intorno al Mediterraneo che bisogna coltivare, non azzerare, non dimenticare. L'Europa è fatta di molte anime, come avete capito, ha le stesse regole, ha gli stessi valori, noi insistiamo sui principi, sui valori, eccetera, però è chiaro che al di là dei valori e dei principi ci sono culture diverse che convivono, hanno trovato delle regole di convivenza, però queste diversità vanno riconosciute e voglio dire sono una delle cause per cui l'Europa non riesce ad avere una proiezione efficace nel Mediterraneo e aggiungo nei Balcani, cioè che sono aree particolarmente vicine all'Europa e particolarmente importanti per l'Italia, ma non solo, per tutta l'Europa. Queste divisioni di interessi, diverse culture che convivono in Europa, in realtà molto spesso sono un freno alla espressione, alla proiezione esterna dell'Europa. Allora vi voglio dire che la Commissione, la Presidente della Commissione, la Ursula, ha lanciato questa iniziativa di consultazione online di 500 cittadini, 500 milioni di cittadini europei. Una consultazione che è durata un anno per sapere, soprattutto dai giovani e dalle donne, cioè i ceti, i settori sociali, diciamo, più chiedono, no? Europa, per sapere quali sono le priorità. E una delle priorità che è emersa molto chiaramente da questa consultazione, che ripeto ha coinvolto 500 milioni di cittadini europei, è stato proprio una maggiore efficacia nella proiezione esterna dell'Europa. Non tanto, voglio dire, in aree lontane, eccetera, proprio nelle aree vicine. E allora vedi che gli interessi nostri praticamente sono convergenti, cioè dobbiamo comunicare di più, dobbiamo comunicare meglio, l'Europa deve essere pronta, più pronta, no? A diciamo non sostenere, perché non è la parola giusta, ma a cooperare, no? Con questa area che ci fronteggia e che è così storicamente legata all'Europa stessa, no? Se c'è un'area che è storicamente legata all'Europa è il Mediterraneo, oltre che i Balcani a est, naturalmente. E quindi voglio dire, abbiamo in qualche modo capito queste similitudini, queste somiglianze, no? Fra Italia e Tunisia, e dobbiamo identificare anche le somiglianze, le similitudini tra Tunisia e Europa. Questo è nell'interesse della Tunisia e nell'interesse dell'Europa. La prima cosa importante è la comunicazione, people to people, contatti, no? Società civile la chiamate. Contatti tra associazioni, tra organizzazioni, tra di donne, di giovani, di categorie diverse, eccetera. E poi università. C'è questo sogno che io vi trasmetto, sperando che siate d'accordo, di una università del Mediterraneo. Un'università che colleghi culturalmente le due sponde del Mediterraneo, non soltanto l'Italia, l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo. È un progetto di cui si parla da molti anni, che purtroppo non si è ancora concretizzato,
ma io credo che potrebbe essere, ecco, una delle, degli strumenti fondamentali, non tanto perché gli europei vadano a insegnare nelle università tunisine o siriane, anche, ma io vorrei che professori tunisini o siriani venissero nelle nostre università a insegnare. È sorprendente come praticamente quanto poco l'arabo sia, l'arabo, la lingua araba sia conosciuta nei nostri paesi. È sorprendente quanto poco l'Islam sia conosciuto nei nostri paesi. Lo si scambia per l'ISIS, purtroppo. Cioè, se si sente parlare di Islam, si pensa subito all'ISIS. No, l'Islam è un'altra cosa, solo che non la conosciamo. E sarebbe bene conoscere culturalmente che cosa significa questo. Cosa significa l'Islam, cosa significa la lingua araba, no? Come mai una lingua così diversa dalla nostra? Ecco, vorrei che professori della sponda sud venissero nelle università della sponda nord a insegnare, vorrei che professori della sponda nord venissero nella sponda sud a insegnare e vorrei uno scambio di borse di studio, di studenti, professori, no? Che viaggino attraverso il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare comune, no? Quindi deve essere percorso nei due sensi. E quando si parla di cooperazione, non si può parlare solo di cooperazione dell'Europa o dell'Italia verso la sponda sud. Cooperazione anche nell'altro senso. Non c'entrano i finanziamenti, a parte i finanziamenti, voglio dire, quelli si trovano, organizzazioni internazionali che finanziano, Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Ma l'importante è il concetto che non necessariamente noi dobbiamo trasbordare la nostra cultura, noi dobbiamo imparare e capire la loro cultura, la tunisina, così come quella di altri paesi del Mediterraneo. E chiudo qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Benissimo, grazie mille. Come sempre per la capacità, non farò controconclusioni perché sennò, mi limito soltanto a ringraziare per questa capacità, insomma, di restituire uno scenario complesso e all'interno di questo scenario dare delle indicazioni chiare che saranno anche utili per la finalizzazione della ricerca. Io richiamo soltanto, mi scuso, non siamo riusciti in questo incontro a coinvolgere dei relatori dalla Tunisia. Come sempre per motivi di tempo, per motivi di organizzazione, e so che, spero insomma, che siano presenti in realtà, un feedback lo abbiamo, credo che questo sia un elemento importante, perché altrimenti ce la cantiamo e ce la raccontiamo tra di noi, insomma, ecco. E ci scusiamo per questo in realtà, però qualche feedback lo abbiamo ricevuto, è stato pubblicato lì, e credo che almeno questo sia un segnale, diciamo, positivo, d'accordo? E speriamo che poi andando avanti riusciremo invece a, come dicevamo prima, a mettere intorno al tavolo magari di persona, visto che ormai la pandemia più o meno, sì, diciamo, è a metterci l'università del Mediterraneo e lavorare su questo tema di scambio, di circolarità delle competenze, che entra poi nel paniere più grande delle migrazioni e quindi tocca sul vivo, diciamo, uno degli elementi più importanti delle relazioni nel Mediterraneo. Quindi grazie ancora a tutti per averci ascoltato, grazie a tutti per aver partecipato. Io credo che sarà online a breve questo incontro e vi saluto augurandovi una buona serata. Grazie. Ciao, di tutto. Ciao, grazie. Grazie.